colle dove sorgeva Semifonte non poteva essere costruito nulla, per decreto granducale. Poi, nel 1569, fu fatto costruire da Giovan Battista Apponi un tempietto, dove sgorga una limpida fonte, ritenuta salutare sin dai tempi di Caterina da Siena, che, bevendo quest'acqua, guarì da una brutta polmonite intorno al 1270. Le donne del contado poi ritenevano che bevendone una certa quantità non sarebbe mancato loro il latte per svezzare i loro bambini. Pare che questa credenza sia nata solo da un'errata traduzione della parola latina lattice, scritta sulla parte muraria della fonte. L'antico tempio è stato recuperato dai volontari dell'associazione archeologica solo nel 2012 e restituito al suo antico splendore, anche grazie alla collaborazione dei proprietari del terreno, che hanno concesso il libero passaggio a chiunque intenda visitarlo, nonostante sorga su una proprietà privata.